Ciao ragazzi, lui è Gianni, lo conoscete tutti, ma io oggi vi parlo della Isetta. Il concetto di city car, di città vivibile con auto piccole, piccolissime, minuscole, avete presente la Smart? Questa è la mamma. Di forma tondeggiante che ricordava la cabina di un elicottero, la Isetta aveva un'abitabilità sufficiente per due persone e si distingueva per l'apertura frontale dell'unica portiera. Montava un motore di 300 di cilindrata che poteva raggiungere gli 85 km all'ora. Presentata nel 1953 dalla ISO Automotoveicoli SPA, la Isetta non conobbe tuttavia una fortuna pari almeno alla simpatia che ispirava, ma è comunque lo specchio di quello spirito di sperimentazione che animava l'automotive di quegli anni. E chissà se Gianni Morandi all'epoca avrebbe accompagnato la sua bella a prendere il latte a bordo della Isetta.